Ci tenevo a rassicurare la città per quanto riguarda i lavori del Waterfront di Sassonia che da 2 mesi circa si sono fermati. Si sono fermati proprio perché nello smantellamento i materiali è stata fatta un'indagine per capire la tipologia di intervento da fare, naturalmente una tipologia di intervento che deve essere durevole nel tempo perché poi si dovrà fare una manutenzione puntuale. Nello stesso tempo perché è subentrato un decreto legislativo per quanto riguarda il codice degli appalti e dei sub appalti come in questo caso sono state chieste e quindi anche le carte stesse hanno rallentato e terzo ultimo abbiamo dovuto ottimizzare il progetto perché in corso d'opera proprio per farlo dialogare con quello di Viale Battisti abbiamo cercato di continuare quello che era un percorso di ciclabilità e quindi nella revisione del progetto qualcosa si è rallentato ma ora siamo pronti a partire, da domani gli operai saranno su strada proprio per fare ulteriori rilievi e lunedì cominceranno a rimuovere tutto quello che è il materiale dell'anfiteatro. Teatro smantellato, ricostruire il piano per poi andare a realizzare una nuova gradonata e tutti i lavori che sono annessi, procedendo anche poi su quello che sarà la piazza a giardino che si costituirà davanti il cristallo e contemporaneamente, circa da metà febbraio, dovremo iniziare anche nei controviali proprio della congiuntura tra Viale Battisti e l'anfiteatro stesso, proprio su quel tratto di strada che ricordiamo sarà poi un domani a senso unico lato Monte Mare, con una riqualificazione appropriata, molto bella, proprio perché vogliamo essere pronti per l'estate per accogliere al meglio sia i nostri turisti locali, ma anche i turisti passeggeri che vengono a visitare il nostro lungomare.